Terzini, vieni. Vieni anche tu Pierpaolo, così due insegnanti impegnati, Titti e una tua collega, Marzia. Mentre noi prepariamo il video, che possiamo farlo contemporaneamente, ci dici com'è andata nelle scuole. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere Titti Federico perché mi era stata presentata, ero andata a una presentazione fatta da Mauro Macario. E siccome, come ha detto il professore che ha parlato prima di me, è un dovere la memoria per chi non l'ha vissuto, è un diritto per chi invece l'ha subito, io essendo un insegnante di scuola primaria ho sempre dedicato il mese di gennaio alla giornata della memoria, questo da 19 anni di insegnamento. In alcuni casi ho avuto dei problemi perché insegnando alla primaria, poi ho avuto anche un'esperienza alla secondaria, ma alla primaria molti genitori non erano d'accordo che si parlasse ai bambini di certe tematiche. Quando ho conosciuto Titti ho detto: questo è il libro per me, perché in questo libro si sono affrontate tante tematiche, tante dimensioni, ma è un libro geniale perché dà poesia. Ecco perché io volevo leggere una pagina, anche alle pagine più tragiche, e si può parlare ai bambini anche dei momenti più difficili, tant'è vero che Titti mi ha seguito in diverse scuole della provincia di Massa Carrara, anche nelle scuole di montagna dove ci sono ancora le pluriclassi. Scusate, il primo autore che si porta il tifo, No, ma non è per fare il tifo, è per dire, lei veniva anche nelle scuole di montagna per parlare ai bambini della figura di Rena Sandler, e devo dire che i ragazzi delle scuole medie, secondarie di primo grado come si dice ora, erano meno interessati, ma i bambini che sono ancora integri, che sono ancora puri, che per loro la violenza era inammissibile, erano affascinati da questa figura di questa donna che porta fuori dal ghetto ebraico 2500 bambini ebrei, erano affascinati dal cane pastore che abbaiava quando lei portava i bambini di 4-5 anni o 6, li faceva star zitti e loro stavano zitti, ma quando doveva portare fuori i neonati che piangevano perché strappati alle madri, era il cane che abbaiava per aiutarlo. Allora i bambini, Titti, sei di testimonianza, addirittura hanno fatto dei laboratori in cui loro diventavano partigiani della resistenza e volevano liberare questi bambini, si immaginavano di essere loro, perché per i bambini, ecco perché è importante la memoria ed è importante iniziarla proprio dalle prime scuole, perché solo così si può cercare di negare la banalità del male, perché questo è proprio un libro che vuole andare contro la banalità, e l'indifferenza, come diceva il professore, è la più grande violenza contro l'umanità. Ho chiamato per Paolo perché Paolo prende questo impegno, perché l'anno prossimo nella tua scuola porterai il libro di Titti Federico. Vieni per Paolo, impegnati pubblicamente. Paolo. Tutti voi conoscete Pierpaolo e l'impegno sociale che ha, no? Al di là della scuola, comunque tutte le scuole sono impegnate, io sono un istituto superiore, istituto superiore Tommaso Salvini, che ha la sede centrale a Piazzale delle Muse ai Parioli, e la succursale dove mi trovo io, Via Caposile, vicino Piazza Bainzizza. Stamattina siamo andati a teatro al San Genesio, abbiamo visto uno spettacolo proprio su questo, e domani andremo con un altro spettacolo con altre classi. E la giornata della memoria, perché si chiama la giornata della memoria? Proprio è venuto fuori dai vari interventi, ma la memoria, dico una cosa pierpaolesca, è una cosa diversa dal ricordo, ci sono due parole, memoria e ricordo, ci sarà una differenza, no?
Allora l'interpretazione pierpaolesca è questa, che il ricordo è qualcosa del passato che noi ricordiamo, che però appartiene al passato. La memoria è qualcosa del passato che travalica il tempo, vive nel presente e si proietta verso il futuro. La giornata della memoria non è ricordiamo quello che è successo, non è questo. La giornata della memoria è attenzione, è un monito, un avvertimento. Noi lo dobbiamo sentire sulla nostra pelle. Quello che è successo allora è adesso. Quello che è successo allora non è qualcosa del passato, è qualcosa che noi ci portiamo dentro e che viviamo personalmente, lo dobbiamo sentire, perché quel crimine, quelle atrocità non disumane ma non umane sono incombenti sempre anche nel nostro presente. Diceva Benedetto Croce, la storia è sempre storia contemporanea, cioè ci interessa nel momento in cui ci parla anche rispetto al nostro presente. E l'oblio cos'è? È dimenticare la storia, magari è cancellare la traccia di storia degli esami di maturità, dire che la storia e il passato non serve e lasciarlo nel passato. Ma se è memoria, se è viva, allora è greca, è mnemosine, è una delle sei titanide, no? Figlia di Urano e di Gea, la memoria, sorella dei titani. E chi è la memoria? La memoria non è nient'altro che la madre della bellezza, è la madre delle nove muse ispiratrici, delle arti, dei poeti, dei cantici, di tutti i musici. Quella è la memoria. Memoria, mnemosine, per gli antichi greci era la madre delle arti, delle muse. E allora quella memoria deve farci sentire il dolore, ma anche la forza, la speranza di una bellezza futura, di una memoria che supera l'Alzheimer. È vero, mia nonna è morta e l'ho vista morire lentamente con l'Alzheimer. E lei più dimenticava quello che aveva vissuto, più si avvicinava al suo punto finale. Quando ha dimenticato con l'oblio la sua vita, è andata via. L'oblio è il peggiore dei mali che ci possono arrivare. L'oblio è l'assenza d'amore. Senza amore c'è l'oblio. Grazie Paolo per questo intervento appassionato.